video. Ed è un video di shopping. Devo dire che è un pochino che non c'è un video del genere, a parte l'ultimo era il video delle Yankee, insomma. E vi dirò, anche qui ci sono delle Yankee, è una malattia seria questa. E c'ho varie cosine da farvi vedere: abbigliamento, accessori, make-up e Yankee. Inizierei subito dall'abbigliamento. Come avete visto nel piccolo. Luce, cosa hai intenzione di fare? Come avete visto nel piccolo vlog del mio compleanno, vi lascio qui il link, e ero stata da H&M e avevo provato qualcosina e ho preso due maglioncini. Uno è quello che indosso adesso, oggi la luce ha deciso che faccio ciò che vuole. Ok, uno è quello che indosso adesso, che è un semplice maglioncino fucsia con lo scollo a V ed è lunghetto, insomma, che va con i leggings perché d'inverno li uso davvero tantissimo. E è davvero semplicissimo ed è di quei maglioncioni proprio belli belli caldi e mi piace tantissimo e questo qui l'ho pagato 15 euro, sì. E tra l'altro poi, so che magari non è un colore proprio invernale questo fucsia, però a me piace tantissimo anche per dare un tocco di colore e poi si abbina perfettamente al mio nuovo rossetto. Questo qui a titolo informativo è quello che avete visto sempre nel video del mio compleanno della MAC, il Fusion Pink. Mi piace tantissimo. Sempre da H&M poi ho preso quest'altro maglione che mi avete sempre visto provare nel camerino. Ed è questo maglione qui. È grigio molto molto cioè pesante, bello di lana. E ha questo disegno tutto sbrilluccichino con le pagliettine. Ha questa pietra verde al centro. Ed è davvero molto carino. Anche questo è lunghetto, insomma, dietro è semplicissimo, che si può mettere con i leggings. E questo viene 19,99 euro, quindi 20 euro. Di solito non compro mai poco tempo prima dei saldi, perché comunque il 5 ho sentito che iniziano. Ma tanto H&M, cioè con i saldi è abbastanza inutile. Perché sconta davvero poche cose e cose vecchie e bruttine. Quindi sono andata sul tranquillo perché tanto al 99% questi maglioni non li troverò scontati durante i saldi. E poi ho preso un collo, io adoro i colli. Questo qui è bianco, semplicissimo, ha la trama fatta così. Anzi, più che bianco è color panna. E che rimane insomma bello, bello caldo. E questo veniva 7,90 euro, 7,95 euro e non c'è più il cartellino perché l'ho già utilizzato ieri. E c'era il cartellino rosso che invece veniva a 5 euro. Quindi insomma per 5 euro l'ho preso perché ce l'ho nero il collo e mi mancava un colore chiaro. È caldissimo. L'unica cosa che mi turba un po' è che ho sempre paura di sporcarlo con il fondotinta. Quindi cerco di starci attenta. Poi sempre da vestire. Oggi sono stata sulla Tuscolana, per chi è di Roma sa insomma che è una via piena di bancarelle e negozietti vari. E in una bancarella ho preso questi leggings. Ora ve li apro per farveli vedere meglio. Sono dei leggings simil jeans, dal lavaggio scuro, quasi nero. Sembra quasi blu dalla videocamera, ma è più sul nero. E dietro anche le taschine. E la particolarità di questi leggings è che dentro sono felpatini, quindi perfetti per adesso, che io invece sto continuando a mettere i leggings che sono estivi e le gambe mi diventano dei polaretti, quindi mi servivano un paio di leggings, diciamo un pochino più pesantini. Sono veramente ben fatti, sono elasticizzati e questi qua li ho pagati 5 euro. Poi e lascio le cose più belle secondo me alla fine, ovvero gli accessori e il make-up. Al volo vi faccio vedere cosa abbiamo preso alla Coin, il mio ragazzo, tanto per cambiare. E ormai è diventata una malattia questa delle Yankee. Non so nemmeno perché l'abbiamo comprata, visto che abbiamo ancora tipo 10 tartine Alpino e altre 2-3 sfuse così, però abbiamo prese. Abbiamo preso due e Turquoise Sky perché nell'ordine che abbiamo fatto non c'è, cioè non erano disponibili nel sito
sono in assoluto fra le nostre preferite, quindi le abbiamo prese. E so che ripeto sempre più o meno le stesse perché sono quelle che ci piacciono di più. Perché insomma, non avessi visto gli altri video, questi sanno di mare, di relax, spiaggia, e sono davvero fantastiche. Abbiamo poi preso Christmas Ivy, che è una di quelle, diciamo, delle edizioni limitate di Natale, che ha un odore molto particolare, un po' speziato. Non so, cioè, non mi ricorda niente in particolare, però. Quindi non so dirvi di cosa sa. Abbiamo preso poi Cranberry Ice, che è buonissima perché senza tipo l'odore proprio di una caramella, ti viene tipo voglia di mangiare, se tipo di caramella, di gomma da masticare alla frutta, sembra buonina. E poi abbiamo preso questa che sembra davvero buona, Beach Flower, che ha un odore floreale, ma non eccessivo. Dico non eccessivo perché, cioè, a me gli odori floreali piacciono. Però, ad esempio, l'altra sera avevamo acceso, se non sbaglio, era Lovely Kikyu, non mi ricordo, comunque una di queste floreali. E a porta chiusa si sentiva e non si sentiva. Se uscivamo dalla camera e rientravamo, c'erano odori di fiori da cimitero, veramente. C'era fastidiosissimo perché era troppo forte. E invece questa sembra un essere un attimino più leggera. Vi farò sapere. Poi passiamo agli accessori. Allora, sto andando in fissa, ma di brutto proprio, con le collane, quelle là grandi, insomma, come quella che mi avete visto sempre nel vlog che era di By Coins. Allora, alla Coin ho preso questa collana qui. È davvero carinissima. Era in uno stand e tutto scontato al 50%, veniva a 10 euro e l'ho pagata 5. Vi faccio vedere come rimane al collo. Vediamo se ce la faccio. Tra l'altro questa l'ho indossata oggi proprio, con questo maglione. Come vedete rimane davvero molto molto carina. Tra l'altro è leggerissima. Cioè, oggi me l'ho davvero scordata ad avercela. È davvero molto carina e rende un look semplicissimo un pochino più particolare e ricercato. Quindi questa qui 5 euro. E poi, sempre su una bancarella della Tuscolana, che io adoro quella bancarella, c'erano una marea, vi giuro, una marea di collane a 3 euro. E ne avrei prese davvero tante. Diciamo quella che mi ha colpito di più è questa qui. Era indecisa fra i colori, c'era anche un bellissimo blu elettrico. Sembra dalla videocamera sembra più acceso, ma in realtà è un blu scuro e un blu jeans, diciamo. Infatti ho pensato che almeno così la potevo abbinare con i jeans e con i leggings jeans. È davvero fatta benissimo, cioè 3 euro. È fatta benissimo. Ha la catena così in oro dietro. E vi faccio vedere anche questa come rimane indossata. Ora, con questo maglione non rende tantissimo, perché secondo me rende di più con i maglioni accollati o a collo alto addirittura, che proprio vanno a impreziosire il maglione. Ok. Ed ecco come rimane. È davvero carinissima. Tra l'altro, cioè, dà proprio quel tocco in più all'outfit, boh, mi piace davvero tantissimo. Bella bella, questa è anche leggerissima. Che infatti la cosa particolare è che a vederle sembrano insomma collane un po' pesanti, un po' ingombranti, invece sono davvero comodissime. E questa mi piace davvero tantissimo, insomma 3 euro, penso ai 3 euro, dico ok, ho fatto un affare. E sempre alla stessa bancarella ho preso questo braccialetto, che è un braccialetto intrecciato con dentro tutte, io non so se rende, tutte pietruzze colorate. E ha la chiusura con questa pallina brillantinata. Vi faccio vedere come rimane addosso.
e rimane davvero molto molto carino. Poi anche questo è leggero, poi mi piace tanto il fatto che ha tutti i colori dentro, è davvero carinissimo. E questo appunto 1 euro. Io amo queste bancarelle, cioè ci perderei i giorni là dentro. E accessori basta. Sono stata poi da Kiko. Era tantissimo che non compravo da Kiko, sia perché sono dell'idea, qui apro questa piccola parentesi, che Kiko sta sforando davvero troppo con i prezzi, soprattutto per le edizioni limitate. Tra l'altro io non ci trovo niente di particolare in queste edizioni limitate. L'unica cosa che mi piace, che però per me non è una novità e penso comunque di prenderla con i saldi, è della nuova collezione la matita Double Glam, che io già ho, tra l'altro ve l'ho fatta vedere in un video, nel video delle matite di Kiko, che è tra le mie preferite, che io presi più o meno l'anno scorso con un'altra edizione limitata, e quindi insomma si chiamava anche allo stesso modo la matita, quindi niente di nuovo. E per quanto riguarda le altre edizioni limitate, qualcosina, nell'ultima a me non piace nulla, e anche la palettina la trovo vista e rivista, e tra l'altro 23-24 euro sembra viene da Kiko per una palettina, mi sembra davvero eccessivo, perché ci aggiungo 3 euro, quant'è? Non mi ricordo quanto viene, mi ci prendo la Naked Basic, esempio, e non trovo che stia alzando davvero troppi i prezzi. E io infatti ci compro solamente ai saldi o le cose della collezione permanente, che i prezzi sono già un pochino più abbordabili. E anche quella da Ring Game, e la collezione da Ring Game, mi piaceva il, come si chiamava, il kit, insomma, che c'era terra ed illuminante, ma insomma 15,90 euro da Kiko mi sembra davvero un costo eccessivo. Quindi, chiusa questa parentesi, sono tornata da Kiko dopo tanto tempo e ho preso delle cosine. Lo scontrino non c'è. Vi lascio i prezzi scritti sotto perché non ho qui lo scontrino. Allora, cercavo, sono entrata perché cercavo essenzialmente una cosa. Un ombretto argento, che non sia proprio grigio grigio, ma proprio un bel argento per fare un trucco per Natale. E l'ho trovato. Tra l'altro erano anche in offerta questi ombretti qui, i Water Eyeshadow. Questo qui è il numero 229. Ed è questi qui, che tra l'altro sono similissimi. Ora apro qua sotto un cassetto se riesco, senza far cadere tutto. Ok, a questi qui che io ho, che forse era un'edizione limitata questa, perché anche la trama all'interno è identica, ve la faccio vedere. Sono durissimi da aprire. Ok, cioè, vedete, sono uguali la trama dentro, quindi peccato, perché il pack di questo era molto più carino. Questo qua nero così è un po' tristino. Comunque, chiusa questa parentesi, ho preso questo colore qui, che come vedete è un bel grigio argentato. Questi qua possono essere usati sia da asciutti che da bagnati, ed è questo colore qui. È davvero molto carino, magari con una base anche di una matita argento risalta ancora di più l'argento, e lo voglio assolutamente provare. Poi dato che mi ricordavo che era simile a quello che avevo, io con quell'ombretto mi ci trovo benissimo, quindi spero di trovarmi bene anche con questo. E questa linea di ombretti era scontata al 40%, se non sbaglio, l'ho pagata una cosa tipo 4,90-4,95 euro. E quindi questo qui sono stracuriosa di provarlo per farci un bel trucco. E poi servirebbe qualcosa per pulirmi la mano. Mentre ero lì ho visto un altro ombretto che mi piaceva tantissimo, sempre della stessa linea, Water and Shadow, il numero però 219. È un colore secondo me particolare, non so nemmeno come spiegarlo, perché è molto molto bello. È questo colore qui. È particolarissimo, è tipo
un rosa strano con dei riflessi oro all'interno, un rosa con una punta di rosso all'interno. È davvero molto molto particolare e secondo me è super figo. Non potevo non prenderlo. Tra i due mi piace più questo dell'argento che era quello che cercavo, perché comunque è molto particolare. E non vedo l'ora di farci un trucco. E anche questo 4,90, 4,95, non mi ricordo di preciso. Poi ho preso il top coat, l'Ultra Glossy Effect Top Coat, perché per ora, se vi interessa il numero 103, è uno dei pochi top coat decenti che ho trovato, anche perché sarebbe questo qui. Devo fare una cernita fra quelli che ho, perché la maggior parte, al momento che incominciano ad arrivare un po' più sotto della metà, e diventano collosi, difficili da stendere e mi rovinano lo smalto, perché anche adesso che ho su tipo questo smalto, io non so se voi da qua, non so se si riesce a vedere, non penso, mi si sfragna tutto, non so come si dice, e diventa brutto, fa tutte le bollicine, fa le puntine sopra, quindi devo fare una cernita e penso lascerò solamente questo. E anzi, se avete qualche buon top coat da consigliarmi, ditemi assolutamente. E infine, ultimo acquisto è uno smalto che cercavo da tantissimo, per le feste sempre natalizie. Cercavo un oro, ma non un oro sbrilluccichino che lasciava sui glitter, ma un oro pieno. E ho trovato questo qui, il Quick Dry, che è il numero 859. Anche questo era in offerta a 2,90 euro, vi lascio comunque i prezzi. Ed è, avevo paura fosse appunto solamente brillantini, invece l'ho provato sul dito di mia madre ed è un oro davvero bello pieno. Come vedete, è davvero super super sbrilluccichino e non vedo l'ora di provarlo, perché sotto Natale oro argento sono assolutamente il top sulle unghie, secondo me. Magari facendo una manicure con il rosso, un po' d'oro, devo inventarmi qualcosina. E niente, ragazze, queste sono le cosine che ho comprato. Fatemi sapere qual è la vostra cosa preferita di queste qui che vi ho fatto vedere. Aspetto come sempre i vostri commenti. Se vi va, lasciate un pollice in su. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!